Gli occhiali di lusso non sono un bene indispensabile. Con queste parole CGIL, CISL e UIL reagiscono alla mancata chiusura delle occhialerie bellunesi Safilo in testa nella situazione di emergenza attuale. Lo sfogo comprende anche le aziende del settore della gomma plastica e i colorifici. Non ha senso mettere a rischio i lavoratori per la produzione di beni non essenziali, interviene Denise Casanova della Filctem CGIL di Belluno. La priorità oggi è quella di fermare il virus. Sostenere che insomma chi produce occhiali di lusso sia beni essenziali, dal mio punto di vista, è proprio sbagliato, è pericoloso e non è neanche rispettoso di tutti quelli che invece operano ogni giorno per la sicurezza delle persone. Ieri intanto i nazionali di categoria hanno presentato sia il Ministero che la Prefettura una lettera in cui appunto chiedono proprio agli enti preposti sul territorio di verificare quali aziende possono restare aperte e quali no. Io adesso mi auguro che anche i prefetti valutino le autocertificazioni che le aziende hanno presentato per poter continuare a lavorare, se sono affidabili oppure no. Critica Confindustria, che bolla l'operato dei sindacati come un tradimento. In risposta, CGIL, CISL e UIL di Belluno e Treviso tendono la mano alla presidente Laurent Berton. Nulla sarà come prima, recita la lettera aperta. Lavoriamo insieme per superare questa crisi. La posizione di Confindustria, esternata anche ieri sul giornale, la trovo incomprensibile. È una caduta di stile in un momento in cui di difficoltà estrema mai provata prima in questo paese dal dopoguerra ad adesso. Sbraitare o alzare i toni sui giornali non serve assolutamente a nessuno. Prima di questa ulteriore stretta tutte le aziende che lavoravano in sicurezza potevano lavorare. Adesso c'è stata un'ulteriore stretta, quindi aggrapparsi ad una norma scritta male per continuare a lavorare lo trovo irrispettoso.